Siamo con il consigliere provinciale Pippo Lombardo. Appena adesso lei ha concluso una conferenza stampa dove ha annunciato senza mezzi termini della rottura del mancato appoggio di Sicilia Vera a Callao Schiavo. Come mai, consigliere? Abbiamo, come ho detto poco fa nella conferenza stampa, rotto l'accordo con Callao Schiavo perché non è stato mantenuto l'impegno che era previsto in questo accordo da parte dell'avvocato Lo Schiavo. Non possiamo noi accettare che al primo giorno utile per la presentazione delle liste ancora non ci sono né i candidati delle altre forze politiche, perché per quanto ci riguarda i nostri già sono stati determinati, anzi lo erano stati, perché visto che abbiamo rotto l'accordo delle altre forze politiche non abbiamo nessuna notizia, né chi sono i candidati e né chi saranno i rappresentanti in giunta. Fra le altre cose ci sono state delle indicazioni invece da parte delle altre forze politiche per riportare in giunta, in caso di vittoria, assessore, in questo caso ex assessore, che sono stati con la giunta Morabito, quindi per quanto ci riguarda è stato violato quell'accordo, quindi non ci possiamo più stare insieme a Carlo Lo Schiavo. Consigliere Lombardo, adesso che scenari si possono ipotizzare o si apriranno sul territorio di Santa Teresa di Riva? Sicilia Vera, il gruppo di Sicilia Vera, appoggerà qualcuno oppure cercherà di candidare un Danilo Lo Giudice, che era stato anche ipotizzato durante un comizio di Cateno De Luca qui in piazza Municipio? Intanto, come ho detto poco fa, da questo momento in poi Danilo Lo Giudice, Enzo Nicita e Martina Ferrara sono liberi di autodeterminarsi. Sicilia Vera spiegherà nei prossimi giorni, con un comizio che terrà l'onorevole De Luca in questa piazza, quali sono anche le ragioni che hanno condizionato l'avvocato Lo Schiavo e che hanno portato Sicilia Vera a rompere l'accordo. Grazie.